Ciao e benvenuti sul canale Italia con Anna Paola. In seguito a diverse domande per quanto riguarda la cura dei miei capelli in Italia, ho preparato questo video in cui vi darò alcune informazioni personali in italiano in base al suddetto tema. Il video si svolgerà in italiano a dizione rallentata, ma potrete accompagnare la lettura e leggere i sottotitoli in portoghese, eventualmente fermando il video qualora ritenete necessario. Buona visione! L'acqua di alcuni paesi d'Europa, Italia compresa, è nota per essere dura, calcarea, perché contiene alta concentrazione di sali di calcio, magnesio e potassio. Questo fa sì che l'acqua abbia un sapore caratteristicamente salato e può rendere secchi la pelle e i capelli. La mia pelle e i miei capelli sono secchi di natura e per questo motivo alcuni accorgimenti si fanno necessari e li ho intensificati da quando mi sono trasferita in Italia. Non tingo i capelli e non uso nessun altro tipo di prodotto chimico su di essi. Evito le fonti di calore come il phon e la piastra, contrariando l'abitudine degli italiani di non rimanere mai coi capelli bagnati. Non lavo i capelli tutti i giorni. Siccome faccio sport regolarmente, non posso stare una settimana intera senza lavarli, li lavo di 2 a massimo 3 volte a settimana. Se non facessi sport, li laverei una volta soltanto a settimana. Non lavo i capelli durante la doccia. Li sciacquo a parte con acqua fredda o quasi fredda, perché l'acqua calda tende a seccarli ancora di più. Li idrato tantissimo. Uso molti oli vegetali, come l'olio di cocco, che è il mio preferito, l'olio di oliva o olio di ricino, e uso sempre prodotti naturali come l'aloe vera, il latte, lo zucchero, l'aceto di mele, eccetera. Alterno due tipi di idratazione, vale a dire, o passo l'olio direttamente sui capelli, come potete vedere in questo video. In questo caso spalmo l'olio direttamente sui capelli, dividendoli in piccole ciocche e massaggiandoli, e lo lascio in posa per 2 o 3 ore e poi procedo con il lavaggio normale. Oppure mischio i miei oli e i diversi prodotti naturali già menzionati in una qualsiasi maschera idratante per capelli, realizzando delle maschere super potenti. Applico la maschera dopo il lavaggio dei capelli e la lascio in posa da 30 minuti a 3 ore, a seconda del tempo che ho a disposizione. E poi sciacquo i capelli con acqua fredda o tiepidina. Dopo il lavaggio spruzzo una miscela contenendo acqua e aceto di mele in modo da ristabilire il pH dei capelli e del cuoio capelluto. Ma questo può essere un argomento da essere trattato in futuro. Cosa ne pensate? Vi piacerebbe approfondire la questione? Infine, cerco sempre di variare trattamenti e ingredienti, perché penso che in modo generale, quando il corpo si abitua a determinate procedure, non produce più i risultati desiderati. Vi ricordo che potete scaricare gratuitamente il PDF di questo video con il testo in italiano e in portoghese dal link disponibile nel box informazioni. Aspetto il tuo commento ed eventuali domande. E se ti è piaciuto il video, lascia un bel like e condividilo. Alla prossima!